Benvenuti a tutti! Allo spettacolo delle marionette! Oh? Dalla fattoria di Zenon! Esatto! Lo spettacolo di oggi! Peppa il pappagallo non è blu! Ciao a tutti amici, io sono Zenon! Benvenuti allo spettacolo delle marionette della fattoria! Qui è tutto un gioco e un gran divertimento! Ciao Zenon! Che ti succede Peppe, amico mio? È che sono un po' preoccupato! Ma dimmi perché! Bartolito dice che il mio corpo è di colore blu! Ma io in realtà non sono di colore blu! Bartolito! Mi hai chiamato, Zenon? Perché dici che Peppe il pappagallo è di colore blu? Beh, perché chiaramente è blu come l'erba! Beh, l'erba che mangio io non è blu! A proposito, è molto deliziosa! È vero, Mucca Lola! Bartolito, io penso che tu debba imparare i colori che esistono al mondo. Peppe, mi presteresti la tua ala? Solo per un po', caro padroncino. Perché la mia ala mi serve per poter volare. Sì, non preoccuparti, sentirai un po' di solletico. Mi stai facendo il solletico? Per esempio, di che colore è questa, Bartolito? Rosso. No, no, Bartolito! No, Bartolito, aspetta un attimo. Questo colore in realtà è colore giallo. Giallo come il... Come il lupo Beto? No, Bartolito, come il sole che è nel cartello che Beto tiene in mano. Esatto. Dai, forza, facciamo un'altra prova. Ecco, che colore è questo? È arancione! No, Bartolito! No, Bartolito! Questo invece è il colore celeste! Guarda bene, è come il colore del cielo! Eh già! Invece il colore arancione... Il colore arancione è il colore di questa piccola piuma! Anche i piedi di Peppe e il pappagallo sono arancioni, proprio come... C'è la zucca di Halloween! Mamma mia, che paura! Tranquillo, Bartolito, sono io! Beto il lupo, che paura! Esatto! Proviamo, dai! Bartolito, tentiamo un'altra volta, puoi farcela! Sono rimasti ancora solo due colori! Che colore è questo? Ti posso dare ancora due scelte. È il colore viola oppure rosso? È viola, esatto! La domanda era solo per Bartolito, lupo Beto! Oh, scusami tanto! Ah, d'accordo, ora risponderà alle domande solo ed esclusivamente Bartolito, avete capito tutti? Molto bene, Bartolito, guarda attentamente. Questa piuma ha lo stesso colore del nostro grande cuore. E penso un po' allo stesso colore della tua bella cresta. E immagino che tu conosca il colore della tua cresta. Bene, Bartolito, ti darò un piccolo aiutino. È arancione, giallo oppure rosso? Un momento. Abbiamo detto prima che le zucche di Halloween sono di colore arancione. Invece il sole è di colore giallo. E quindi la mia cresta è di colore rosso. Sì, sì, Bartolito! Bravo, Bartolito! Ce l'hai fatta! Allora, di che colore è il mio corpo? Ma questo è facile! È di colore blu! No, no, Bartolito! È blu! Perché no? Penso che Bartolito debba continuare ad allenarsi! Alla prossima volta, amici! Ciao! Viola! Ti piace il viola? Il colore preferito! Non mi piace il colore preferito! Mi piace il colore preferito! Sono Peppa il pappagallo! Benvenuti allo spettacolo della fattoria del nostro padroncino! Grazie per la tua introduzione, Peppe! Tu non sei il nostro padroncino, Bartolito! Il padroncino è Zenon! Mi avete chiamato? Sì, padroncino Zenon! Ti stavamo cercando perché noi vogliamo giocare tutti insieme! È una brillante idea! E a che gioco dovremmo giocare, Peppe? Conosco un gioco molto divertente! La parola cambia in base al paese e alla lingua! Sì. In Messico si dice la rugna! Andale, andale! E in Spagna, piglia, piglia! Olé!
In Brasile, pega pega, a brincar! In Argentina, la mancia! Chan chan! In inglese si dice tag! Oh yeah! Brr. E in giapponese, onigoku! Arigato! Sayonara! Ah, possiamo domandare ai nostri piccoli amici di dirci come si chiama questo gioco nei loro paesi? Sì! Sì, scriveteci in tanti, amici che ci seguite! Io adoro questo gioco, è sempre il migliore! Un attimo, una domanda veloce, come si gioca? È molto semplice, uno di noi deve inseguire tutti gli altri. Chi viene catturato deve rimanere fermo senza muoversi come una statua finché qualcun altro non lo salva e libera. Sì, e quello che non è stato statuato, voglio dire catturato, può salvare gli altri toccandoli e così liberarli. Sì, sì, mi piacerebbe darvi la caccia. Sai, non sono sorpreso di questo, Lupo Beto. Molto bene, iniziamo a giocare. Al mio uno, al mio due. Sì, li prenderò tutti quanti! Sbrigati, Lola, sbrigati! Sto andando più veloce che posso! Non mi prendi, non mi prendi, non mi prendi! Beto, il lupo corre molto veloce! Finalmente ti ho preso! Ho preso anche te! Ti ho preso, Peppe! Sei rimasto solo tu, Bartolito! Dovresti arrenderti! Dove sei, Bartolito? Salvaci, Bartolito! Zenon! Ma che fai? Non puoi parlare! Sei una statua ora! Io sono una statua capace di parlare! Secondo me non esiste! Neanche tu puoi muggire! Io non sono una statua, quindi posso cantare! Aiuterò i miei amici! Ti prendo subito! Libera! Libero! Bartolito! 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 Dove sei, Bartolito? Io Bartolito! Non tocca a te. Ti ho preso! Sei una statua! No! No, Lupo Beto! Ora tu sei una statua, quindi non puoi più ululare! Sì, ho sempre voluto posarmi su una statua! Hai un bel aspetto, Lupo Beto! Alla prossima volta, amici! Ciao! Statua! Sei Bartolito! Mi hai chiamato, Zenon? Sì! Bartolito, ho bisogno di un grande favore! Non posso condurre lo spettacolo perché oggi devo portare la mia auto in giro per la città. Quindi, mentre io sarò impegnato alla guida, tu condurrai al posto mio lo spettacolo delle marionette. Grazie mille, Zenon. Io ho sempre sperato di avere questa opportunità, dico sul serio. Un momento, hai detto che andremo in città con la tua automobile? Che bello, ho sempre voluto salire sulla tua automobile. Posso venire? Per favore, posso? Sì. Buona idea, Bartolito. Vorrei salire anch'io sulla tua automobile. Posso venire? Posso? Ad essere sincero, Mucca Lola, la mia auto non è abbastanza grande per contenere tutti quanti gli animali della fattoria? Spero tu non abbia dimenticato che vengo anch'io. Posso venire? Posso venire? Possiamo. Questa è una buona idea. Possiamo viaggiare insieme e cantare la canzone dell'automobile. Possiamo, per favore. Portarci tutti insieme in giro per la grande città. Certo che può, Zenon. Andiamo a fare un giro. Sì. Miau, la mia auto ha un bel clacson. Beh, questo è divertente. Molta gente ci saluta. Quack, quando guido l'automobilina. Oh, ho forato una ruota.
schiata. La mia auto non si ferma mai. Niente meno che in collina. Oh, che bel viaggio all'arrembaggio. Io vado in viaggio con la mia auto e questo è vero. È come un gioco guidarla, sì, con la mia auto in città. Oh, che bel viaggio all'arrembaggio. Io vado in viaggio con la mia auto e questo è vero. È come un gioco guidarla, sì, con la mia auto in città. Oh, che bel viaggio all'arrembaggio. Io vado in viaggio con la mia auto e questo è vero. È come un gioco guidarla, sì, con la mia auto. Comincio a pensare che con quest'auto non ce la faremo ad arrivare per tempo in città. In questo viaggio mi sono divertita, molto divertita. Sì, Bibi! Beh, io credo che per la mia auto non sia stato poi tanto divertente. È andata in mille pezzi! Non preoccuparti, padroncino, ti aiuteremo a ripararla. Sì. Esatto! Va bene, e visto che Zenon mi ha messo a capo dello spettacolo... Ma Bartolito, lo spettacolo è finito! E noi ci vediamo la prossima volta, amici miei! Ora tutti insieme andiamo a riparare l'auto! Sì! Ma amici, dove andate? Io ho bisogno del vostro aiuto! Venite qui!